Oggi è il 14 dicembre 2011 e sono proprio davanti all'archivio storico. L'archivio storico è ubicato qui sotto la scuola Enzo Drago, nei Cantinati. È una storia che già porto avanti da un po' di tempo. Il mese scorso ho fatto proprio una conferenza stampa qui con tutti i giornalisti, le televisioni, per dare questo promemoria, che è un foglio che avevo già dato un anno e mezzo fa. In questo comunicato di un anno e mezzo fa c'era scritto che da 4 anni l'archivio storico era messo qui in un cantinato con una umidità che sicuramente nel tempo si sarebbe perso, perché i libri vanno tenuti con una chiaramente delicatezza, soprattutto i libri antichi. Nelle biblioteche serie guardano il grado di umidità, mettono qualunque cosa per cercare di salvaguardare i libri che hanno un'importanza straordinaria. Gli archivi storici sono la memoria storica di una città. Ecco, parecchi anni fa l'amministrazione genovese ha avuto la brutta idea di collocarli qui sotto. Una volta erano all'ultimo piano. E ora l'amministrazione Buzzanca in tutti questi anni non ha avuto l'accortezza, la delicatezza e tra l'altro il dovere di salvare questi libri e di metterli in un posto sicuro e soprattutto asciutto. E anzi, ne parlavano sempre che doveva essere messo questo archivio storico della Biblioteca Comunale nel Palazzo della Cultura. Il Palazzo della Cultura ormai è da anni che è finito ed è un palazzo che tra l'altro di cultura non c'è nulla. Sapete che benissimo che ci sono solo uffici, e anche questo è un fatto di indignazione che chiedo a tutti i cittadini di ribellarsi. Il Palazzo della Cultura che viene dato solo agli amici gratuitamente, alla gente che fa cultura veramente devono sborsare magari 1.600 euro. È tutta una contraddizione in questa città, ma chiedo a tutti di ribellarsi e di non fermarsi mai. Non possiamo soccombere a quella che è la mala politica. Ecco, prima Genovese e ora Buzzanca vogliono uccidere la cultura e poi pensano di dover fare la notte della cultura a febbraio. Questo è inaccettabile perché non si può chiedere ai cittadini, agli uomini di cultura di fare qualcosa, di collaborare gratuitamente e poi loro non hanno fatto mai una biblioteca e addirittura una cosa così semplice, di togliere velocemente i libri da un posto umido dove c'è la certezza che si sarebbero rovinati e loro lo continuano a fare. Ecco, ho trovato un giornale dell'87 dove si vede chiaramente quando era all'ultimo piano relegata la biblioteca e l'archivio storico che si vede proprio qua l'umidità dall'alto perché chiaramente la terrazza faceva acqua da tutte le parti e qua si parla ancora che è scarso di personale, i locali fatiscenti, eccetera, eccetera. Dall'87. Insomma, la cultura in questa città non c'è mai stata. Non permetteremo più agli amministratori di farsi belli e di farsi spot sulla cultura che non hanno nella loro testa e che non hanno speso mai un soldo per queste cose importanti che sono il futuro, lo diciamo tutti, delle generazioni che devono venire. Ecco, io invito tutti appunto a continuare a fare questa battaglia. Io non sono un ricercatore storico, sono un semplice cittadino, non sono un intellettuale, sono un semplice cittadino. E sono indignato non più ormai di Buzzanca, di queste amministrazioni, so chi sono. L'indignazione più forte ce l'ho con tutti quelli che dicono di essere uomini di cultura, associazioni culturali, professori universitari, che non hanno fatto un cenno a questa lotta che porto avanti da anni. E allora chiedo di uscire dal loro torpore, dalla loro ignavia, perché questo è il male peggiore, che loro stanno zitti. I Buzzanca e tutti gli altri ci sono perché c'è tanta gente che sta in silenzio. Oggi sono arrivato qui, ho visto l'archivio storico aperto, sono entrato dentro e una responsabile mi ha visto con questa macchina fotografica e mi ha detto: "Lei non può entrare qui". Ovviamente ho reagito in un modo abbastanza forte e ho fatto tutte le fotografie che fra poco, poi alla fine del video ci saranno. Ci sono i libri antichi tutti ammuffiti. Ecco, ho già portato una parte di queste fotografie al procuratore Lo Forte e porterò queste nuove, che sono ancora più eloquenti, che fanno vedere come stanno distruggendo completamente tutto l'archivio storico. In più voglio fare notare che qua, ecco, proprio nello scantinato, il dislivello con il marciapiede è di pochi centimetri e ci sono delle finestre che sono addirittura aperte. E ora voglio fare notare come addirittura se ci fosse stato l'alluvione del mese scorso, noi tutto l'archivio storico l'avremmo assolutamente
buttato via. E poi magari venivano qua le televisioni nazionali a dire che è uno scandalo, e allora dobbiamo ora ribellarci. Guardate un po' come è aperta la finestra, e questo legno chiaramente entra perché è proprio, ecco, l'acqua potrebbe entrare facilmente. Guardate come è una finestra basista, sta aperta, e il dislivello è di pochi centimetri, perciò non l'alluvione, una botta d'acqua di quelle buone che ogni tanto a ottobre purtroppo fa da queste parti. Noi a quest'ora l'archivio storico, ecco, lo potevamo totalmente buttare. Ecco, io credo che questa città si può ancora salvare, e ci credo fortemente. Questa città si salva solo con l'impegno di tutti, dei semplici cittadini. E allora chiedo a tutti di ribellarci. Io farò un digiuno, occuperò il Palazzo della Cultura. Spero che verranno anche altri a fare questo gesto. Ma non è un gesto ricattatorio, il digiuno è una forma molto forte di riflessione per me e per tutti, per un fatto di bene comune. Non sto chiedendo e faccio il braccio di ferro con un'amministrazione che non ho assolutamente, l'indignazione è poca da dire, cioè qua bisognerebbe tutti ogni giorno scendere in strada. Ecco, però chiedo alle persone libere, al di là della cultura che hanno, ripeto, io non sono né un uomo di cultura né un intellettuale, però chiedo a tutti di avere uno scatto, di mettere il bene comune al di sopra di ogni cosa. E questa è una cosa che svela, è una lotta che svela tante altre cose, svela che tipo di amministrazione c'è, che tipo di politica c'è. Ecco, da questa lotta si capisce molto di più, al di là del problema in sé dell'archivio storico. Perciò speriamo di essere in tanti e di farci sentire, perché questa città chiaramente risorgerà, su questo non c'è assolutamente dubbio, ma aspetta a noi. A questa protesta per questo bene comune che è l'archivio storico, che è la memoria storica della città, questa forza che deve venire da tutti i cittadini liberi, che hanno a cuore di cambiare questa città, ma appunto a questa protesta è legata soprattutto, anzi anteposta, la proposta forte che è di creare spazi culturali in tutti i quartieri della città, in tutti, spazi dove la gente, i ragazzi si possono riunire, dove si può proiettare film, dove si può discutere, fare biblioteche, che in 50 anni non ne avete fatta una. E la cosa importante, chiara, che anche in un momento che ci sono pochi soldi pubblici, e allora la proposta è di prendere i soldi dalle confische dei beni mafiosi, ecco, che ha un valore simbolico ancora più elevato, perché la mafia esiste per la sottocultura e invece un nuovo mondo esiste dalla cultura. Perciò prendere i soldi da là e trasferirli in biblioteche, in spazi culturali, è veramente la voglia di rinnovare profondamente l'anima di questa città. Ecco, spero che tutti insieme, più gente possibile, ci possiamo unire in questa lotta e con queste proposte chiedere a questa amministrazione e a quelle che verranno sempre, per fare veramente risorgere questa città che una volta aveva un'anima e si è persa, ma ce la faremo con l'impegno solo di ogni cittadino, escluso nessuno.